E sono onorata di invitare sul palco il professor Giulio Boccaletti, che ha scritto uno splendido libro che si intitola appunto Acqua, una biografia. Lascio a Luca di presentare il professore, che ha talmente tanti titoli che è difficile riassumerli. Prego. Grazie Cristina, no, non li ricordo nemmeno io, tanti sono i suoi titoli. Comunque benvenuto, Grazie. professore. Parleremo appunto di acqua. Lei ha scritto questo libro, una biografia, è ricercatore onorario alla Smith School dell'Università di Oxford, ha lavorato anche, poi ci spiegherà anche in che modo, come consulente per vari governi, per la gestione delle acque. Ecco, a me vengono in mente delle immagini di queste ultime ore, no? Per introdurre un po' questo tema dell'acqua nel contesto del cambiamento climatico. Stiamo vedendo da mesi, da settimane, una siccità nel West americano, con invasi che scendono, la California che deve razionare l'acqua per l'irrigazione dei giardini, dove addirittura non la deve proibire. L'altro giorno, insomma, relativamente vicino nei Caraibi, abbiamo visto Cuba sott'acqua per delle piogge alluvionali, per un tornado. Ecco, questi paradossi li vedremo sempre più spesso e lei che è un fisico dell'atmosfera, come ce li spiega? Cioè, com'è possibile assistere a questo sbilanciamento sorprendente nella gestione delle acque? Sì, beh, intanto grazie per avermi invitato. È molto bello vedere questo evento qui a Milano, insomma è importante, credo che si facciano questi tipi di discussioni e fa molto molto piacere che Repubblica e GEDI l'abbia organizzato, ce n'è veramente bisogno. Beh, sicuramente l'ovest degli Stati Uniti, quello che sta succedendo nei Caraibi, ma quello che anche è successo qua in Italia all'inizio dell'anno, insomma, è una sequenza continua di evidenze che dimostrano che qualcosa sta sicuramente cambiando. E ci sono due cose che stanno cambiando in realtà, che vale la pena insomma considerare. Una, ovvia, che è quella di cui si parla costantemente, è appunto il cambiamento climatico. La temperatura del pianeta si sta alzando. L'acqua sul territorio è espressione del sistema climatico, quindi il cambiamento climatico porta a cambiamenti idrici. Le inondazioni, le siccità di cui noi abbiamo esperienza sono semplicemente la manifestazione localizzata di questo cambiamento planetario che stiamo assistendo, che è il risultato dell'intervento dell'uomo. Quindi questa è una cosa che sta sicuramente succedendo, ma l'altra cosa che sta succedendo è che ci stiamo rendendo conto che le soluzioni che noi avevamo sviluppato nel corso del XX secolo per far scomparire l'acqua dalla nostra vita, perché io e lei non guadiamo mai un fiume andando al lavoro, ma noi apriamo un rubinetto attaccato a una parete, esce l'acqua, magia, no? Senza mai chiedersi in realtà da dove venga l'acqua. Infatti presumo che molti milanesi non sappiano da dove viene la loro acqua, no? Da dove viene? Da dove viene? Lei lo sa da dove viene? Da vari fiumi, incluso l'Adda, no? Ebbene, queste soluzioni che hanno ingegnerizzato, che hanno trasformato l'idrologia dei nostri paesi in idraulica funzionale alla nostra vita, queste soluzioni stanno fallendo. Sia le istituzioni che le infrastrutture che stanno fallendo. E quindi ci sono questi due problemi. Cambiamento climatico che però si aggiunge al fatto che queste soluzioni, queste infrastrutture che non sono state mantenute per anni, stanno insomma, non facendo più il loro lavoro. Questo è particolarmente importante perché, ed è la ragione per la quale poi ho scritto il libro, perché credo che ci troviamo di fronte a delle scelte che dovremmo fare, su come correggere il tiro su queste soluzioni. E queste scelte sono fondamentalmente politiche ed è per questo che ho scritto insomma, questa lunga storia di cui poi parleremo. Ecco, il libro appunto si intitola Acqua, una biografia, è uscito in Italia da qualche settimana, ma è uscito in lingua inglese nel 2021, addirittura l'Economist l'ha inserito tra i migliori saggi dell'anno scorso, quindi complimenti perché è un riconoscimento evidentemente molto prestigioso. Quando noi abbiamo fatto una conversazione qualche settimana fa, mi aveva colpito molto una cosa, non so se da giornalista mi sono lasciato attrarre dalla cosa più appariscente oppure anche il pubblico può essere interessato. Lei mi ha spiegato come questa gestione dell'acqua, che insomma va indietro nei millenni, cioè da quando l'essere umano ha dovuto coltivare i campi, ha cercato di canalizzare, di dirigimentare in qualche modo le acque, così come la tecnologia dell'epoca gli permetteva di fare, però la gestione delle acque ha addirittura plasmato le società e i sistemi di governo. Ecco, ci vuole riraccontare questa cosa che mi ha molto colpito, con un paragone addirittura tra la Cina
e la Grecia e la nascita delle democrazie? Beh sì, diciamo che la storia, noi siamo sul pianeta, noi Homo sapiens, no? La nostra specie di ominide, è sul pianeta da circa 300.000 anni. Di quei 300.000 anni, la stragrande maggioranza di quel tempo, noi eravamo sostanzialmente nomadici o seminomadici, ci muovevamo come membri di ecosistemi. 10.000 anni fa succede una cosa molto importante, alcune popolazioni, partendo dal Levante, poi si è sparsa in giro per il mondo, sono diventate sedentarie e improvvisamente ci siamo trovati a stare fermi in un mondo di acqua che si muove. Come li dicevo prima, l'acqua sul territorio è espressione del cambiamento del clima, no? Le inondazioni, eccetera. E quindi inevitabilmente si esprime in dimensioni e forza che trascendono le capacità individuali di gestirle. E quindi per la propria natura dell'acqua sul territorio ci costringono a organizzarci, no? Se dobbiamo costruire una diga o un argine per contenere un fiume o spostare acqua, dobbiamo utilizzare le nostre sorgenti di potere sociale, no? Per trasformare il paesaggio e confrontare questo problema. E quindi in questa dialettica tra l'acqua che cambia il paesaggio e noi che cerchiamo di cambiarlo per gestire l'acqua, beh, nascono le istituzioni umane. Ora, l'acqua non causa la nascita delle istituzioni umane, questo non è un discorso determinista, però le plasma nel loro evolversi. E quindi il libro è un tentativo di fare un'archeologia delle idee, di dimostrare come nella democrazia o nei sistemi totalitari come la Cina ci sia in realtà un DNA che ha a che fare quindi, con quindi semplificando, e mi corregga se semplifico troppo, in un grande paese con dei corsi d'acqua impetuosi dove c'era bisogno di una grande centralizzazione degli interventi, è stato più facile che si sviluppassero dei sistemi, diciamo così, non democratici, laddove invece anche il singolo contadino riusciva a gestire la sua acqua, c'era una partecipazione e un ruolo dell'individuo diverso. Sì, capisco diciamo, bene. No, il rapporto non è strettamente causale, perché ci sono tanti posti, il paese, diciamo, l'esempio insomma, di democrazia repubblicana moderna è gli Stati Uniti, e probabilmente il più grande intervento idrico della storia umana avviene negli Stati Uniti, quindi non c'è un rapporto necessario tra totalitarismo, per esempio, e grandi fiumi. Però nelle istituzioni cinesi, per esempio, si trova appunto la traccia del fatto che devono gestire questo territorio estremamente difficile. Come diceva lei, appunto, in Grecia, la cosa interessante dell'esperienza democratica antica Grecia, quindi le famose riforme di Solone, Cleistene, che noi abbiamo studiato insomma al liceo, che quelli si occupano di storia studiano ancora oggi, beh, quelle riforme sono una risposta alla domanda di emancipazione politica degli agricoltori ateniesi in prima e poi di altri insomma nel mondo delle polis greche, e quella domanda di emancipazione politica nasce dal fatto che sono agenti economici potenti, e lo sono perché possono utilizzare l'acqua piovana per crescere più grandi quanto non gli serve, e quindi cominciano a creare surplus e così via, no? Quindi anche la democrazia, o perlomeno la democrazia antica, ha nella sua natura tracce di questa relazione che noi abbiamo con l'acqua sul territorio. Ecco, ora, ce lo spiegava prima, si renderanno necessari dei nuovi interventi, considerando che sta cambiando il clima, quindi sta cambiando il regime delle acque. Nella sala di là si è parlato molto stamattina, non so se ha sentito alcuni degli interventi, dell'energia rinnovabile, ma è per caso stiamo forse sottovalutando il fatto che, non dico le stesse risorse, le stesse energie, ma comunque si debba intervenire anche sulle acque, così come sulla gestione dell'energia, considerando questi rischi di cambiamenti drastici? Sì. Beh, guardi, noi alla fine, se lei fa caso, in tutte le grandi agende di sviluppo verde, le Green New Deal, eccetera, no? Si parla di tanti capitoli. Noi vogliamo energie rinnovabili, vogliamo proteggerci dalle grandi cambiamenti, diciamo, climatici, vogliamo conservare l'ambiente, vogliamo produrre più cibo. Tutte queste cose succedono nello stesso posto, su terreni, no? Che sono tutti collegati poi dall'acqua, che è l'unico agente che sulle nostre scale temporali si muove. Quindi non c'è dubbio che mano a mano che noi sviluppiamo il territorio per produrre energia, convertiamo quindi il territorio in infrastruttura energetica, no? L'infrastruttura fossile si potrebbe contenere in una regione grande come il Qatar. Se noi convertissimo tutta la nostra infrastruttura fossile in infrastruttura rinnovabile, occuperemmo territori di scale quasi continentali. Quindi è inevitabile che ci troveremo a confrontare molteplici domande sul nostro territorio, e in qualsiasi parte del territorio l'acqua passa e va gestita.
E quindi c'è questo aspetto molto fondamentale, che è un collante, no? che unisce tutto. Ma c'è anche un altro aspetto importante, e si parlava anche stamattina, si faceva questo punto, che noi ovviamente quando ci affidiamo alle energie rinnovabili intermittenti, solare e vento in primis, ovviamente ci troviamo a dover avere un sistema che possa gestire lo stoccaggio. Storicamente, ancora oggi, a patto di non grandi trasformazioni tecnologiche, l'acqua e l'idroelettrico è ancora la principale forma di stoccaggio. Quindi usare l'energia per riportare in quota l'acqua. Esattamente, lo stoccaggio può fungere da batteria. Io sospetto che in molti paesi, si è già visto in Irlanda, si comincerà a utilizzare sempre di più l'idroelettrico anche per questo. E l'Italia ovviamente ha una storia importantissime dell'idroelettrico. Ricordiamoci che il miracolo economico italiano è stato fatto interamente sull'energia idroelettrica, e quindi secondo me questa storia dell'acqua e dell'energia del territorio sarà un nexus. Quindi saranno le vere batterie del futuro, diciamo. Sono così alcune delle batterie del futuro, ce ne saranno altre, però non c'è mai una soluzione unica, però sarà una parte importante. Ecco, mi aggancio al discorso sull'idroelettrico per parlare di dighe, che naturalmente sono il cuore di una centrale idroelettrica. Lei ne parla molto nel libro. C'è una cresciuta sensibilità nei confronti dell'ambiente che fa ritenere alcune dighe degli interventi, appunto negli anni 50, quelli del boom economico italiano, diciamo, i nostri fiumi sono stati spezzettati proprio per produrre energia, adesso un po' c'è una rivalutazione del danno ambientale che fu fatto all'epoca. Le dighe sono un bene o un male? Come e quando vanno costruite perché non devastino il corso di un fiume e di un ecosistema che ruota intorno al fiume? Ma il mondo reale è sempre un mondo di soluzioni imperfette, quindi non è mai questione se sia un bene o un male. La risposta è noiosa ed è sempre dipende, no? E soprattutto dipende dal contesto. Noi valutiamo le dighe che abbiamo oggi con gli occhi di coloro che vivono in una società sviluppata e ricca, e abbiamo più o meno reingegnerizzato il nostro territorio nella prima metà del XX secolo. Quindi gli Stati Uniti, l'Europa, l'Italia in particolare, hanno più o meno costruito quasi tutto. C'è ancora molto da fare sul rimpiazzare tecnologie più avanzate sulle dighe che abbiamo, però fondamentalmente abbiamo esaurito la maggior parte dei siti economici. E quindi dal punto di vista di un paese come l'Italia, la discussione sulle dighe è una discussione posteriori su se valga la pena eliminarne alcune, se valga la pena riconsiderare l'ecologia di alcuni fiumi, l'ecologia che abbiamo perso. Però bisogna ricordarsi, se facciamo un passo indietro e guardiamo da fuori, dalla Luna, guardiamo il pianeta, in realtà siamo ancora in mezzo a una costruzione enorme di dighe. Infatti nei prossimi 20 anni ci si aspetta che costruiremo tanto idroelettrico quanto negli ultimi 100. Non in Europa, non negli Stati Uniti, ma in Africa, dove il potenziale è stato quasi totalmente non sviluppato, in Asia, tutto diciamo, l'arco dell'Himalaya e del Kashmir. E molte di queste infrastrutture sono costruite dalla Cina, con alcune eccezioni, per esempio la famosa diga della grande rinascita etiope sul Nilo è stata costruita in realtà da Salini in pregilo, no? Ditta italiana. Quindi siamo ancora in una fase di costruzione, in realtà, se guardiamo a tutto il mondo. Ecco, ma gli errori fatti nel nord del mondo ci possono aiutare a costruirle in un modo un po' meno devastante? Esattamente, questo è il trucco, è non tanto dire no, non costruiamole, ma possiamo imparare da, non tanto errori, ma da cose che allora non valutavamo e che oggi noi valutiamo. Per esempio, noi sappiamo che spezzettare, come lei ha detto, il fiume in tanti piccoli pezzi sostanzialmente converte un fiume in un canale, distruggendo qualsiasi funzione ecologica, funzione che noi tra l'altro da qui dipendiamo, anche per il mantenimento delle coste. Quindi la domanda è possibile fare meglio? È possibile spezzettare meno i fiumi ma ancora ottenere energia idroelettrica? La risposta è sì, ma in maniera un po' controintuitiva, a volte significa costruire più poche dighe grandi invece di tante dighe piccole. Quindi diciamo che il risultato può essere anche controintuitivo. Però sicuramente ci sono tante cose che possiamo imparare dal XX secolo e applicare al XXI. Ecco, lei prima ci ha raccontato come nel passato l'acqua, se non determinato, abbia influenzato la politica di certi paesi. Che ruolo avrà nei prossimi anni alla luce dei cambiamenti climatici? Sappiamo che la mancanza d'acqua
provoca carestie e quindi migrazioni. Certo. Quindi qual è il legame tra acqua e politica nel futuro? Beh, è molto forte in due modi. Nei paesi sviluppati come il nostro si pongono tutta una serie di questioni sullo sviluppo del territorio. Quando guardiamo fuori dalla finestra, che cosa vediamo? Nei nostri campi che cosa coltiviamo? Queste sono domande fondamentalmente politiche che dovremo affrontare. Non sono domande esistenziali, cioè il paese ricco è in grado di gestire l'idrologia in generale, però tipicamente significherà cambiare alcuni aspetti della nostra vita nel territorio. Quello è un problema. E poi c'è il problema nei paesi, la stragrande maggioranza, e sicuramente la stragrande maggioranza dei popoli del pianeta, per i quali invece l'acqua è ancora questione esistenziale. Ricordiamoci che la maggior parte del pianeta ancora non ha accesso all'acqua dal rubinetto, come dicevamo noi all'inizio, no? Ecco, per quei popoli in realtà il problema del clima, non solo del cambiamento climatico, ma anche solo del clima, di gestire, diciamo, il clima da un giorno all'altro, è esistenziale. E diciamo, l'impatto politico potrebbe essere significativo non tanto tramite gli effetti diretti di scarsità o inondazioni, quanto gli effetti indiretti. Per esempio, in questo momento noi abbiamo circa 18 milioni di persone che non hanno cibo nel Corno dell'Africa. Questo è il risultato, in parte ovviamente, della guerra e dell'aumento dei prezzi del grano, ma in parte anche del fatto che ci sono stati tre El Niño, uno di seguito all'altro, che hanno creato una forte siccità. In assenza di uno Stato che sia in grado di gestire il territorio e dare sicurezza idrica, queste persone potrebbero muoversi. E infatti già in Somalia abbiamo visto un paio di milioni di persone spostarsi. Ecco, questi potenziali flussi migratori sono il grande problema geopolitico del XXI secolo. Il problema del cambiamento climatico potrebbe non essere un'inondazione d'acqua, ma un'inondazione di persone. E questo probabilmente è, diciamo, il fulcro della questione geopolitica. Senta, torno un attimo all'esempio molto chiaro che ci ha fatto del rubinetto. No? Non ci chiediamo da dove arriva quell'acqua. Michele Serra, che è una firma autorevole di Repubblica, mesi fa scriveva proprio di questo, cioè che il distacco dalle campagne, diciamo così, ci ha resi anche ignoranti sulla dinamica di certi fenomeni, e solo quando, aprendo il rubinetto, non vedremo più uscire l'acqua, allora ci porremo il problema: oddio, cosa è successo, cosa stiamo combinando al nostro pianeta, alle nostre risorse. Allora, mentre appunto ci sono milioni di persone che si spostano perché palesemente hanno difficoltà, come sensibilizzare noi invece, che tutte le mattine apriamo il rubinetto, lo lasciamo aperto mentre laviamo i denti, su questa, come dire, preziosissima risorsa che non andrebbe sprecata? La grande difficoltà è che in posti come questo l'acqua non mancherà mai dal rubinetto. Quindi il problema è come sensibilizzare le persone quando quella cosa in realtà non succederà mai. Dove si sentirà la scarsità sarà nei campi. Saranno gli agricoltori che si troveranno a fronteggiare una scarsità, e saranno loro a portare sulle spalle il rischio di una cattiva gestione, di una cattiva allocazione dell'acqua. Ed è per questo che è una questione, come dire, politica in primis. Noi dobbiamo costruire una storia nazionale collettiva che coinvolga sia coloro che vivono nel paesaggio, pochi per la verità, ma che sono fondamentali perché mantengono il controllo del territorio e gestiscono il terreno per tutti noi, e quelli che vivono in città, che possono permettersi di ignorare ciò che succede fuori dai confini della città. Quindi il problema non è tanto tecnico. Se fosse così facile. E poi la storia, recentemente c'è stato questo film di un asteroide che colpisce la Terra, Don't Look Up. Il problema è che quella metafora è totalmente sbagliata, perché il problema climatico non è un problema che ci coinvolge tutti nello stesso modo, come farebbe un asteroide che distruggesse tutta la Terra. Il problema dei cambiamenti climatici è che c'è una buona parte del pianeta che potrebbe ignorare ciò che succede. E alla fine della fiera Dubai esiste, no? È un paese dove 10 milioni di persone vivono in un posto che non potrebbe supportare più di 10.000 persone. Sono abbastanza ricchi, dice, per poter vivere in quelle condizioni. Quindi la questione è politica, non tecnologica. Come facciamo a ridistribuire il desiderio di gestire il paesaggio nazionale in maniera collettiva per i benefici di tutti? E questo richiede anche decisioni politiche, no? Vogliamo che siano solo gli agricoltori a sostenere il rischio di una transizione a culture meno idrovore, o è un problema nazionale? No, queste sono le domande, secondo me, che vanno affrontate. Mi riepiloga brevemente i suoi interventi in paesi stranieri che hanno questo tipo di problemi, in cosa sono consistiti? Io tipicamente mi sono sempre trovato in paesi come l'Etiopia, la Giordania, l'India, il Messico, la Cina, ho viaggiato, insomma, ahimè, per molto tempo con una
carbon footprint, come dicono, piuttosto alta, che adesso ho cercato di ridurre. E la cosa interessante è che le domande alle quali io rispondevo partivano sempre da domande ingegneristiche. In Giordania dobbiamo costruire il Red Dead Sea Canal, il canale che porta l'acqua dal Rosso al Mar Morto. Oppure in Etiopia come facciamo a sviluppare le nostre infrastrutture come avete fatto voi in Italia. No? Poi rapidamente la domanda da ingegneristica diventa economica, perché ci si rende conto che queste infrastrutture hanno costi e quindi ci si trova a dover dire per che cosa usiamo quest'acqua, perché il modo migliore per conservare l'acqua è non usarla per cose che sono sbagliate, e quindi rapidamente si passa dal problema dell'infrastruttura a un problema di gestione dell'acqua per usi economici, e poi molto rapidamente si arriva invece a discussioni di natura identitaria, cioè da lì si dice cosa voglio che sia il paesaggio del mio paese, e quindi di natura strettamente identitaria e politica. E quindi questo è stato il mio percorso, che poi mi ha portato anche a scrivere un libro. Da fisico e economista sono finito a scrivere un libro di storia, perché poi in fondo il problema di ingaggiare le persone sul rubinetto e su cosa esce dall'acqua non è un problema di educazione scientifica, è un problema di narrazione storica, di capire il proprio ruolo all'interno di un viaggio che stiamo attraversando collettivamente in un paesaggio. Veniamo da questi paesi che hanno serie difficoltà di approvvigionamento all'Italia. Lei è emiliano, si è laureato a Bologna, però appunto ha studiato molto all'estero. Il nostro paese come sta messo in termini di gestione delle acque e come ritiene che affronterà gli anni futuri, che appunto forse non riguarderanno tutti, ma una parte dell'Italia soffrirà certamente di mancanza d'acqua? Ma come ci stiamo attrezzando? L'Italia, problemi, è un paese insomma moderno che ha un parco di infrastrutture significativo, che però è stato costruito in un periodo in cui si pensava che sostanzialmente la sicurezza idrica ci venisse da una regolarità delle nostre stagioni. Quindi fondamentalmente la nostra sicurezza idrica era dipendente da sufficienti neve in inverno, scioglimento a marzo-aprile, fiume acqua nel Po e così via. Ciò che abbiamo scoperto anche nell'ultimo inverno è che in realtà questa regolarità delle precipitazioni stagionali non è più affidabile, non è più vero. E quindi non è che l'Italia sia cronicamente sprovvista di infrastrutture, è che noi abbiamo infrastrutture che risolvevano un problema diverso e adesso dobbiamo capire come fare a gestirle. Intanto il mondo è andato avanti, i valori sono cambiati, quindi ci sono due questioni fondamentali secondo me per l'Italia. Una è, se lei pensa alla scarsità che abbiamo visto nel Po negli ultimi 3-4 mesi, quella scarsità non è solo siccità, no? La siccità la fa la natura, ma la scarsità la fa l'uomo, decidendo di utilizzare male le poche risorse che ha. E quindi la scarsità che abbiamo avuto nel Po è il fatto che noi abbiamo tante cannucce che succhiano acqua dal Po, che sono invarianti alle condizioni climatiche. Invece noi abbiamo bisogno di un sistema di allocazione più furbo, più responsivo della dinamica climatica di cui abbiamo esperienza. L'altra questione è che noi abbiamo costruito infrastrutture tra gli anni, inizio del secolo e gli anni 70, in un periodo in cui il nostro articolo 9, dal 40 di poi, non parlava di biodiversità e ecosistemi. Adesso l'articolo 9 parla di biodiversità e ecosistemi. E quindi costruire nuove infrastrutture richiede anche di capire come facciamo a integrare la natura o gli ecosistemi nelle nuove infrastrutture che dovremmo sviluppare. Questo non è un problema ignoto, ci sono esempi nel mondo di come si può fare, però è un problema nuovo per l'Italia. Quindi come siamo messi? Siamo messi che abbiamo dei problemi davanti a noi, ci sono soluzioni, ci sono soluzioni a questi problemi, ma vanno affrontati ed è una questione fondamentalmente politica. Chiuderei con una battuta, visto che il tempo sta finendo. C'è un vecchio proverbio che ci dice che la storia è maestra di vita, la storia dell'acqua che cosa ci insegna? Beh, ci insegna che alla fine il nostro territorio, noi siamo molto focalizzati su noi stessi, ci guardiamo, siamo qua in una città, siamo molto vicini l'uno all'altro e ci dimentichiamo un po' di ciò che ci sta dietro, fuori dalle mura, che cosa c'è sul territorio. Questo non è un problema nuovo, io nel libro parto dai grandi miti del passato, cioè una bellissima epica accadica o probabilmente sumera, l'epica di Gilgamesh, che è una storia di questo grande re
della città di Uruk, città antica della Sumeria, insomma, della prima Sumeria, una delle grandi città del mondo, no? E a un periodo in cui l'urbanizzazione era l'80%. E la storia di Gilgamesh è la storia del suo amico Enkidu, che è l'agricoltore, l'uomo selvaggio che vive nel territorio. E tutta l'epica è questa relazione tra questi due, la difficile relazione tra questi due. E siamo ancora lì, 4.000-5.000 anni dopo, dobbiamo ancora, come dire, trovare la quadra tra una vita urbana, moderna, culturale, eccetera, eccetera, e una vita nel territorio di cui ci siamo dimenticati nell'ultimo secolo. Questa è la lezione dell'acqua da 10.000 anni, che è una questione fondamentalmente di compatto, vuol dire quasi costituzionale, di compatto collettivo, come viviamo assieme sul territorio. Bene, speriamo di impararla prima o poi questa lezione, visto che viene impartita da migliaia di anni. Ringrazio Giulio Boccaletti, grazie, che è stato qui con noi, grazie per essere venuto. Ringrazio il pubblico e naturalmente ricordo che il Festival di Green Nebul continua, quindi restate con noi. Grazie.